Ciao ragazzi, bene, oggi parliamo di cibo sporco e cibo pulito. Quindi prima di tutto chiedo a voi cosa intendete per cibo sporco e cibo pulito, perché come potete immaginare la suddivisione, la dicotomia è molto 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 soggettiva. Quello che è sporco per me potrebbe essere non sporco per voi e viceversa. Sappiamo benissimo che nel bodybuilding c'è questo concetto di 5 cibi magici come uova, tonno, pollo, broccoli e pesce, e sono praticamente gli unici alimenti che un bodybuilder deve mangiare. Tutto il resto è considerato sporco, peccaminoso, che non deve essere mangiato, quando in realtà sappiamo benissimo che questa dicotomia è veramente artificiale, costruita. Alan Aragon, nella letteratura scientifica, hanno dimostrato che in realtà nel corso dei decenni quello che è stato definito cibo sporco è cambiato radicalmente. Per esempio negli anni 80 si accusavano i grassi di essere i demoni, poi invece negli anni 90 sono stati i carboidrati. Prima si suggeriva di mangiare zuccheri dalla frutta, adesso ovviamente il fruttosio è visto come la peste. Quindi vedete benissimo che nel corso degli anni il concetto di cibo sporco e cibo pulito è cambiato radicalmente. Il mio suggerimento, come sempre, anche rifacendomi le linee guida di Eric Helms e di Alan Aragon, è: nella vostra dieta flessibile cercate di inserire magari un 10% di alimenti che sono quelli che praticamente preferite, quelli che vi piacciono, e il resto invece da cibo principalmente molto semplice, non processato. Ovviamente il concetto di dieta flessibile si basa su questo, quindi la regola dell'80-20% o del 90-10%, e ovviamente questo cambia, i livelli di flessibilità cambiano in base al vostro obiettivo. Ovviamente un flexible dieter in massa può mangiare e concedersi un pochino di più rispetto a un flexible dieter che ovviamente si prepara per una gara, dove ovviamente i livelli di flessibilità si andranno a ridurre.